così il tuo Franco? Assolutamente sì. Che poi siete stati insieme per 3 anni, sì. Però amici tutta la vita. Sì, amici tutta la vita, senza frequentarci in maniera, però quando ci incontravamo erano festa, scoppiavano i petardi, e quindi vuol dire che insomma quei 3 anni sono stati un imprinting, come si dice, importante. Primi successi di Franco Califano li vediamo subito. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare, manco il cielo, la 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 la. E sei cresciuta bella da morire, piena di ingenuità, di inibizioni. Virtù che io dovevo rispettare, invece di cadere in tentazioni. Bimba mia. Allora Mita, riparto sempre da te, perché poi nell'immaginario anche femminile, Califano è non soltanto il grande amante eccetera eccetera, però ti dà sempre un po' l'impressione di essere stato un uomo che le donne le trattava male. Niente di più falso, penso. Di, allora spiegami perché, così sfatiamo subito, diciamo, questo pregiudizio. È vero, è un pregiudizio, perché, ma soprattutto secondo me è venuto un po' col tempo dopo, col fatto insomma che lui ha assunto esteriormente magari un atteggiamento, no, avendo vissuto cose difficili, ma lui era una persona comunque di un animo gentile, di educato, generoso. Io non posso che dire, non bene, di più, un piccolo lord, e io la sua lady, come si dice. Wow. E mi ha molto protetto, mi ha molto, lui ci teneva. Tu avevi 17 teneva. Anni e lui 29, vabbè, eravate sì. Comunque due ragazzini. Sì, eh. Certo, quindi anche lui giovane, bellissimo, eccetera, quindi insomma noi ci siamo divertiti. Abbiamo, poi sai, nello stesso mondo, abbiamo fatto un cantagiro insieme, quindi questa cosa in mezzo alle strade d'Italia, allora il cantagiro era veramente come il Giro d'Italia con Coppi e Bartali, dove c'era tutta la folla. Lui seguiva i ricchi e poveri, perché li aveva prodotti, certo. E io ero lo spedito. E poi ci arriveremo. Senti Dario, invece tu qual è il primo ricordo che hai di Franco? Ma di Franco, dunque, lui era a Roma e io a Milano, quindi non abbiamo avuto un rapporto quotidiano, no? Però c'è stata questa esperienza di minuetto che ci ha dato l'occasione di conoscerci. Io ho conosciuto finalmente questo grande perché poeta. Lui lo, ecco, poeta, perché lui in realtà nella vita, essendo, nasce su un aereo, giusto, tra Johannesburg e Tripoli. Perché andavano da Johannesburg? Beh, perché il padre lo stavano spostando per motivi, diciamo, ordini militari. Era un ufficiale. Era un ufficiale, c'era la mamma che ha partorito, lui infatti ha volato alto sin dalla nascita, esatto. È nato sul cielo della Sirte. Ed è stato registrato poi all'anagrafe di Tripoli, che allora era una colonia italiana, la Libia. No, Dario, torno a te, perché poeta? Perché lui avrebbe voluto in realtà vivere di poesia, ma non si poteva, no, non era un'attività che gli potesse rendere no, purtroppo la tranquillità economica. Serena, essere poeti non è un mestiere, è un istinto, capito? Quindi è quello che ti posso dire, perché ho notato che è un poeta, perché ho sentito il testo di Minuetto, se tu lo rileggi bene, è una poesia, capito? È una poesia per la condizione di una donna come tale, quello che lui ha raccontato, cioè una donna che... Adesso ci arriviamo, perché vorrei riprendere un po' di punti della sua carriera, non solo di cantante ma anche di autore, sì, certo. E quindi di poeta, partendo da una canzone che conoscono tutti e la chiamano Estate di Bruno Martino, l'ha scritta lui negli anni 60, giusto, appunto, una delle prime, giusto? Una delle prime, vai.
e la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? Era il 1965, appunto, primo grande successo, eppure gran parte della sua fama come poeta, autore di testi, è legata a questo "tutto il resto è noia". Perché? Si annoiava, Mita? Beh, forse negli ultimi tempi poteva capitare, secondo me, perché tante cose erano cambiate, ma non solo per lui, per tutti. Però è perché c'è anche il fatto della conquista, no? Del primo incontro, la cosa, eccetera. Poi dopo tutto questo, come succede tante volte nella vita, purtroppo, dopo tutto il grande passione, poi tutto diventa routine e bisogna fare in modo che questo non accada. Però se uno ama la routine non la provi. Lo so, ma certo, Franco. Esatto, cioè, te parla una che mi si annoia subito. Però, insomma, ecco, diciamo, quindi non sono il buon esempio. Diciamo però, le cose come stanno. Cioè, no, può capitare, essere, non che bisogna capiti. Essere sinceri con se stessi, però vi faccio rivedere. Franco Califano con Fiorello, che appunto lo imita, e poi insieme cantano "tutto il resto è noia". Ma non è vero, non è noia. Amatevi, tutto il resto è noia. Mo sei rimasta incinta e te presenti a casa mia per regolarli i conti, come se sulla panza avessi scritto che chi ha colpito è stato il sottoscritto. Non nego che con te feci l'amore in piedi, in 500 in ascensore. Ma allora lavoravi all'ospedale e andavi a letto pure con Pasquale. Pasquale, Pasquale, l'infermiere, mai capito? Quello che gli mancava pure mezzo dito. Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto, e pensi ciò che è fatto è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. Non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Questo è archetipo maschile, opini? Beh, lui, niente da dire su. È un maestro di vita in quel senso, no? Ma ne era consapevole, tra l'altro, lui, Cioè, sapeva benissimo che... Chi di voi l'ha mai incontrato? Io no, i miei sì. Io ero lì con i Gazzosa, però ero molto piccola, quindi non abbiamo parlato. Perché poi si vede, Franco, anche in questa cosa, che era appunto... Però aveva una sua timidezza. Se uno osserva bene, cosa che forse... di essere così esposto, anche se poi un artista chiaramente lo deve fare, però se si guarda bene si vede, perché veramente lo era. Comunque, la prima canzone del 62 comincia a collaborare con Edoardo Vianello, avevano 26 anni, confermava, dice Vianello, l'immagine già diffusa di uno sciupa femmine doc, e invece era simpaticissimo, a prima vista confermava, e inclina alla battuta, ad un'intelligenza profonda sospesa tra malinconia e voglia di trasmettere emozioni. Tu ne eri amico, vero? Lo hai raccontato, lo racconti in questo libro che appunto è Il vero volto di Califano, edito da Castelvecchi, uscito ora. Francamente Franco si chiama il libro. Francamente Franco. Ed è sì, una biografia romanzata, fatta totalmente di inediti. Ma la vostra amicizia come nacque? La mia amicizia nasce da quello... Che combinavate con Califano? Voglio sapere. Parlavamo di calcio, parlavamo di tutto. Il calcio non ci interessa niente in questo programma. Sì. Però ecco, noi ci siamo conosciuti perché io ero redattore in un giornale di Roma e andai inviato lì alla Dispoli
dove lui aveva cominciato a cantare da pochissimo nel 79, e quella foto che è pubblicata sul libro, finché non l'ho ritrovata, lì vicino ci sono io, che chiaramente sto fuori, sono tagliatissimo, e Franco quel giorno nel 79 nasce la nostra amicizia. Io vi posso dire anche una confidenza che fu comune a molti: quando ascoltai questo concerto io pensai, è bravo, è simpatico, bell'uomo, però canta le canzoni degli altri, perché lui aveva cominciato a cantare quelle canzoni che hanno reso famose tantissimi artisti e artisti, ha cominciato proprio in quel 79, 78, 79, per cui c'era anche quello stupore, e poi parlarci un po' ti affascinava, perché era un uomo di una semplicità, l'ha già detto Mita, ma lo ribadisco, di una generosità, di un altruismo, veramente, e questo lo posso confermare. Generosità, fatemi un esempio. Beh, che vuol dire generoso? Generosità è tutto, non so, veniva qui, o ci incontrava giù alla mensa, o al ristorante fuori, su Via Teulada, e ciao Serena, ciao Dario, ciao Mita, ciao Marino, e quanti siete? S'alzava, pagava il conto. Ma l'ha fatto centinaia di volte. Cioè, senza neanche se non li aveva mai conosciuto. Anche se non conosceva molti di noi. Ma era una sorta di bisogno di riconoscimento, la gioia di avere era affetto verso gioia gli altri. Privata, sì, sì. E bellissima. L'hai sperimentata anche tu, questo? No, questo no. Non l'ho mai invitato a cena. Non a caso è morto in povertà. Ma non è esatto. Esatto, allora vi faccio sentire invece La musica è finita per Ornella Vanoni, perché anche questa l'ha scritta lui, La musica è finita, gli amici se ne vanno, anche questo diciamo un intercalare pazzesco, vai. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Dario, al di là della, sì, del menuetto di cui poi parliamo, qual è la perfetta sinergia fra la musica, e tu di canzoni belle ne hai scritte tantissime, come sappiamo, sì, e il testo, che poi hai scritto anche quelli, però bella... come funziona? Come nasce la magia della canzone perfetta? È un discorso molto complesso, se hai tempo 2 ore te lo spiego. Per me, nei miei confronti, la musica e il testo è sempre stata una guerra pazzesca. Allora, ti dico, io ho avuto sempre un conflitto con Bruno Lauzi, che mi ha preso in giro. Diceva, con Bruno Lauzi, perché per esempio, non so, con ai tempi di Piccolo Uomo, che il testo è suo, io avevo criticato sempre lui, che aveva detto piccolo, e io ho detto, sei pirla, eccetera. C'è stato sempre un conflitto pazzesco, però alla fine del conflitto c'è sempre stata un'armonia incredibile. Ti parlo di, e anche di Minuetto, c'è stato veramente un incontro pazzesco. Penso che l'incontro più bello sia stato proprio di Minuetto con la mia musica e le sue parole. Perché? Raccontamela la storia allora. Perché dunque, c'è stata anche una storia prima di una prima, perché prima di andare da Califano, che noi abitavamo, io sto lavoro a Milano e Franco era a Roma, no? Quindi prima di arrivare a Franco avevo provato a fare il testo con Bruno Lauzi, anche il grande Luigi Albertelli, che aveva fatto un testo che si chiamava Salvami, no? Però perché la musica di Minuetto, forse ce la può riaccennare al pianoforte Antonio, sì, ha una complessità, cioè c'è un crescendo, è quasi operistica, no? Brava, difatti voglio arrivare. Io avevo voglia di scrivere un pezzo di musica classica all'inizio, no? E mi sono messo lì a fare questo arpeggio, poi ti faccio sentire, no? Dall'arpeggio è nato poi tutto, poi ho costruito, sono andato avanti, ho seguito. Ed è diventato un pezzo che secondo me è un po' unico nella musica leggera italiana, non voglio fare il presuntuoso. No, ma è vero. Perché Minuetto l'hanno definito una mini commedia musicale, perché è composto di 3 parti. Di solito una canzone ha sempre un ritornello e la frase principale, no? Minuetto ha una parte iniziale classica, scade, cade in un... In cui lei dice...
è un'incognita di sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, guarda la faccia di Laura, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Amiche, vorrei che in tutta sincerità chiunque a casa l'ha provata questa cosa. Io ve lo dico. Non so se ho fatto solo io la roba, ma non penso. Ma nelle foto e nei video che si vedono adesso scorre, lui è identico a Jean-Paul Belmondo. È un altro bello. Aspetta, ma finiamo. Prego, prego. Poi ti vedo a forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te. Ma il mio corpo no. No. Beh. Il mio corpo no. Già. Le mani tue, strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. Qui parlava lui. Cioè, quello era lui che diceva, che faccio vedere io. Califfo. Diceva lui che testava e si chiamava Califfo, però, no? Sì, infatti. E poi qua comincia la seconda parte, vieni a casa mia, no? Dario, vai avanti. Allora... No, ti voglio dire tecnicamente, questa è l'unica canzone in cui invece che salire con un inciso, cade. Ma cade con una cosa vincente, perché sono tua, sono tua, sono sempre tua. Quindi è una canzone molto... È un po' un thriller anche, alla struttura del thriller, del romanzo. No? Più o meno. Poi per finire con la terza parte, che è un sunto di tutto, e la vita sta passando, quindi è una... Sta passando su di noi di orizzonti, non perché poi adesso c'è questa cosa, inizia come anche, per questo dico, ha un racconto dentro molto importante, non è soltanto una frase. Perché poi insomma, vabbè, lei, questo arriva a quanto ho capito, però poi dopo dice solitudine. La posso chiamare una piccola telenovela? Può essere, perché poi vabbè, e viene a casa mia quando vuoi nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, e qui, amiche, bellissimo, succede. Bellissimo. Però basta, tanto sai che quassù male che ti va avrai tutta me, che male che ti va non è poco, perché è una donna che si concede tutta all'uomo per il quale ha questa passione sfrenata. È una fortuna. Se ti andrà per una notte, poi c'è questo nananai che è proprio crescendo, cioè l'esplosione della passione. Io la vedo così. E però poi dai, poverina, dice, cresce più la solitudine nei grandi vuoti che mi lasci tu. Rinnegare una passione no, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così. Va bene, e poi nel finale lei prende coscienza del fatto che questa vita non la può più continuare a fare, Dario, secondo te... Ma dunque sulla coerenza della vita di Mia Martini non posso garantire. No, nella canzone, io sto parlando del personaggio. La canzone è un capolavoro voglio essere presuntuosa, di musica e di testo, no? Ed è alla pari. Non posso dire che la musica prevale o il testo prevale, siamo veramente al 50%, perché... E continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Avrei dovuto perderti, invece ti ho cercato. Bellissimo. Va bene, l'ascoltiamo. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue, strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Questa musica l'avevi data prima a Bruno Lauzi, a chi l'avevi data? Come, per fare il testo, sì. Sì. E sicuramente non c'è, di Bruno Lauzi non mi ricordo il testo, ma di Luigi Bertelli sì, che si chiamava Salvami. Però è salvami che sono che se ne frega, cioè, no, vero, sì, abbiamo giudicato che non fosse cosa. Io in quel momento avevamo un rapporto di lavoro con un certo Gianfranco Lombardi, purtroppo è scomparso, il grande arrangiatore di Napoli, il quale è stato lui che mi ha detto: perché non vai a portare il testo al nostro caro Franco Califano, che è di Roma. È stato lui l'intermediario, no? Quanto ci ha impiegato a scriverla? Sembra che ci abbia messo una notte, ma quello è un problema che lo sa solo Franco, non è che io di notte stavo... È così, ci ha messo una notte? Beh, lui mi aveva fatto capire che è stata veramente un'ispirazione coinvolgente, straordinaria. Mi faceva piacere dire una cosa, perché si dicono spesso delle bellissime frasi in occasione di un decennale. Io queste frasi ce l'ho nel cuore da sempre e voglio ricordare, visto che sono un cronista di antica data,
che Franco Garifano, eravamo insieme in Thailandia a una conferenza mondiale contro la droga, chiamato da Don Pierino, che l'aveva voluto conoscere attraverso... Perché lui ha avuto un passato, sì, ha avuto una stagione, sì, molto complessa di dipendenze, peraltro finì anche in carcere nella stessa inchiesta che coinvolse Lelio Luttazzi e Walter Chiari. Lelio Luttazzi non c'entrava proprio nulla, nel senso che nemmeno era consumatore, non era assolutamente un consumatore di sostanze stupefacenti, fu incastrato davvero per una telefonata. E gli altri due erano consumatori e non spacciatori, quindi vennero assolti. Con forma piena. Volevo dire che fu l'unico in Italia a fare, lo confezionammo insieme, un take, tu sei con una collega, lo mandammo alla DN Kronos, che ce lo riprese questo take d'agenzia, e nel quale lui, nel piangere la morte di questa persona, ricordava l'obbrobrioso massacro al quale era stata sottoposta questa donna. Sappiamo tutti che era accreditata di una porta sfortuna, eccetera. Ed era, lei è morta anche per quello, in circostanze ancora misteriose, ma è morta anche per quello. E Franco ha avuto la forza naturale, ma decisa, di denunciare e di fare un richiamo. Cioè fu il primo a dire l'avete ammazzata voi in qualche modo. Praticamente sì, il concetto era quello. E quindi si scagliò contro tutti coloro che l'avevano praticamente portata alla morte. E bisogna stare attenti quando si parla, quando si dicono le cose. Lui, possessore di parole, forse l'ha capito un po' prima, no? Perché le parole hanno... Che rapporto c'era fra i due, Mia Martini e Califano, che voi sappiate? Amicizia? Allora, un rapporto di assoluta amicizia. E di collaborazione artistica. Lo citavi prima, Ricchi e Poveri, di cui lui era stato produttore, ma fu anche l'inventore del nome Ricchi e Poveri, perché conobbe nel 67... Angelo, Angela, Franco e Marina, e gli vide, gli fece un provino, dice: voi siete ricchi di talento ma poveri di tasca, ricchi di spirito. E quindi nacquero i Ricchi e Poveri, ma il nome fu più fortunato. Questo è il cantagiro del 68, primo successo, L'ultimo amore. Io lo so. Il 67 è l'anno in cui Gianni Minà, che abbiamo ricordato in questi giorni, doverosamente con grande stima e trasporto, ti fa conoscere Franco. Vi conoscete, sì, grazie lui a Gianni Minà. Amico suo, amico. Franco aveva avuto una meningite prima. Sì, lui era stato male, ma io non neanche lo sapevo. Franco Califano era autore di un genere poi di cose meravigliose poi nel tempo, ma che io non frequentavo, perché ero rocchettare. Ma lui ti raccontò ad esempio il fatto che lui era rimasto orfano di papà a 18 anni, quindi aveva forse questa bramosia di vivere la vita derivata dal fatto che c'era questa consapevolezza della fugacità. Sicuramente. Forse anche la malattia aveva acuito. Sicuramente, ma lui era proprio, lui amava la vita, amava incontrare le persone, ascoltare le persone, perché da lì poi viene l'ispirazione. Certo. Se no non è possibile. E come ti conquistò? Ti piacque subito? Come Beh, andò? Insomma, sì, aspettandomelo un tipo diverso, appunto, perché il califfo, dico, vabbè, quella è una storia così. Dico, vabbè, Gianni, che è anche una persona che ci mancherà moltissimo, e dice: guarda, c'è il califfo di là, io stavo di qua, aspetta, non ti muovi, perché io poi c'ero e non c'ero più, perché ero abbastanza vispa e birichina. È entrato con questo sorriso, perché Franco era il sorriso, bello, alto, gli occhi, cose, anche lui, devo dire che il sorriso si è illuminato, forse, non lo so, è stato
credo che colpo sia stato un colpo di fulmine. E come, chi fece la prima mossa, come ti conquistò, come corteggiava Franco Califano? Telefona, a parte che da Milano in quel periodo lui viveva a Milano, perché la musica molto si faceva a Milano. Cioè Franco Califano corteggiava, siccome ha avuto tante donne, l'amore l'ha raccontato, come faceva a conquistarvi? Era bello, vabbè, di belli ce ne sono tanti, ecco. Cosa tanto, aveva in più? Allora, intanto ti stava a sentire, e questa è una cosa, ascoltava, perché lui voleva capire e sapere. Poi ti mandavi i fiori, poi telefonava, poi da Milano si è trasferito a Roma. Per quindi te? Così, e certo, che doveva fare lui. Poi a Pasqua faceva confezionare l'uovo con dentro il regalo specifico o il biglietto. Cioè, non erano, cioè erano cose belle. Poi ero così giovane, insomma, è chiaro, ero meravigliata da tutto. Perché stavo, io scoprivo anche la vita e tante cose. E quindi no? Soprattutto questa capacità di ascolto, quindi. Questa sì, secondo me è stato un dava anche grande... consigli, oppure era solo. No. No, io poi in quello devo dire che sono stata sempre un po' refrattaria. Lui l'ha capito, perché lui mi ha molto capito. E questo credo che sia stato il segreto. Mi ha capito. E anch'io, ma io ero veramente più. Ero così giovane, capito? Avventura che nasce, 1970. Oh, mamma mia. Ci sei tu? Sì. Avventura che nasce, non è amore mai, è un'illusione che ci va a morire. Mita è stata? La donna più importante della vita di Franco. È stata fonte di ispirazione fino all'ultimo. Lui l'ha detto anche in una cena commemorativa, e una signora che gestisce adesso la stanza del museo ad Ardea, e dove è in corso oggi proprio una manifestazione in ricordo di Franco, e avvicinò proprio Mita e disse: signora Medici, posso dirle una cosa? Il maestro mi ha detto che lei è stata a fronte della sua espiazione fino all'ultimo giorno. Quindi questa è una cosa bellissima, è proprio il sigillo, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto lui abbia rispettato le donne fino all'ultimo. Ce l'hai un rimpianto su quella storia? Che poi finisce anche presto. No, guarda, io credo che doveva andare così, che certo, forse anche per lui sarebbe stata una vita diversa, cioè vicino a una persona, perché poi... ha fatto tante cose che forse neanche lui voleva fare, no? Tipo? Tipo quelle che poi l'hanno portato, perché io in quel periodo non ho mai saputo, neanche lontanamente, che lui facesse, per esempio, uso di cose, eccetera. Credo che forse in quel periodo non facesse uso di sostanze stupefacenti, lo sappiamo, non deve succedere, a lui è successo, se sì, anche, tra virgolette, redento, perché ha fatto... in altri anni testimoni al contro le droghe, eccetera. Certo, esatto, no, quindi possiamo però anche dirlo, lui è stato ben attento, assolutamente era una sua cosa privata, eccetera, però di rimorso io, come dico, l'ho detto anche l'altra sera alla presentazione del libro, che è stata veramente molto bella, la nostra storia è stata importante per me, perché è stato un primo grande amore, per lui perché appunto in quella canzone che cantava prima, cioè io ero veramente molto... Però poi è diventata quella storia d'amore importante per lui, come la rosa che non colsi di Gozzano, cioè che non è diventata la storia della perché nostra vi vita. Perché siete lasciati? Ecco, perché è successo un amore così importante? Lui ci ha avuto un rimpianto tutta la vita, però poi vi siete lasciati dopo 3 anni. Perché? Perché è successo, è per una stupidaggine, sicuramente io ero molto impulsiva, appunto uno deve cercare di capire pure, cioè tu a 17 anni sei come sei adesso, eri precisa? No, sicuramente le basi, però avrei fatto delle cose. Una cosa che io non mi aspettavo da lui, una sciocchezza, non era, mi aveva detto una bugia, però siccome non ce n'era motivo, perché noi non eravamo gelosi, io non ero neanche lui. Bugia rispetto a che cosa? A un incontro che stava fuori, che doveva fare...
non lo so, guarda, non ce lo siamo mai spiegato, perché poi ci siamo anche rivisti dopo che ci siamo, perché io ho preso e me ne sono andata. Cioè lui ci disse minuti. Che stava da una parte, in realtà stava con un'altra sua amica, altre amica, sue amiche. Amica, è una mia amica, fra l'altro, quindi tradimento di... E la tua amica te l'aveva detta questa no, cosa? No, io tu non l'hai, ho più l'hai visto. Scoperta? Come l'hai scoperta questa? Le streghette, noi siamo streghette. Non è vero che sta che pensava lì. Io sono passata davanti a un luogo, ho detto, penso stavo con mia madre, perché mi stava mandando non so dove, eccetera, cioè, dalla casa nostra, che mia è di Franco, perché noi eravamo andati a vivere insieme. E così, in un posto che noi frequentavamo, e a un certo punto stavo andando a casa l'altra, e dico, ma fermati un attimo, fermati. Dico, no, fammi entrare, devo entrare un attimo là dentro, scusa, mia madre che appunto ormai si aspettava di tutto, entro in questo ristorante, che era poi un ristorante che noi frequentavamo moltissimo, quindi tu capisci l'ingenuità anche, no? Così e lo vedo, invece lui dice devo andare fuori, esatto, con questa lo hai sorpreso con una tua amica a pranzo. E quest'altra è un'altra ragazza altre che due. Io avevo conosciuto, esatto. Okay, però dove, no, ma non è successo niente. Complica la faccia. Non ce deve mai capitare, questo è vero. No, ma lui perché ti aveva mentito? Scusami, questo... che motivo aveva di mentire? Ma perché lui mi vedeva veramente un po' come una bambina, non lo so, lui forse sì, pensava che io non capissi che lui doveva vedere questa persona che voleva cantare, era una ragazza, ma per benissimo, carina, nordica, del perché Veneto. Perché raccontava palle, Marino? No, guarda, ecco, magari a te te l'ha raccontato, perché io non l'ho mai capito. Tutti gli uomini raccontano balle, ma sì, devo tutti, dire che anche le donne. Sì, è vero, tutti gli uomini raccontano balle. Tutti gli uomini e le donne, tu dici. Fa parte dell'animo umano raccontare balle. Fa parte del gioco della vita. Nel caso fa di Franco, parte del gioco della vita, diciamo, per certi versi. Ma io l'ha detto, non credo, mi ha raccontato la balla vita mia, però va bene. No, questo ti fa onore, ci mancherebbe. Però diciamo no, sì. Ma no, magari no, però io si stenderei diverto. Un velo pietoso. Però Franco, esatto, io stenderei un velo pietoso. Stenderei un velo pietoso questa cosa. Perché chi lo fa, chi non lo fa, io... Io a parziale non voglio fare l'avvocato di persona. Però la cosa mi fa impazzire, scusate, vabbè, non so, voglio aprire la terapia di gruppo come al solito. Un uomo innamorato di una ragazza, la reputa la donna più importante della sua vita e la lascia andare così. Perché? No, un attimo, no, ma io un attimo, io lo racconto nel libro, e Mita è testimone di questo capitolo. È lei che ha deciso, e fra l'altro le poche donne che ha amato veramente sono state lasciate. Franco è stato lasciato dalle poche donne che ha amato, quindi è uno di noi, nel senso non era un alieno. Ma perché si faceva lasciare, però cioè lei lo lascia, lui non poteva tornare da lei in ginocchio. Sì, ma lui ci ha provato. A lui è tornato da dei ginocchio. Lui ci ha provato, è andato, che poi me l'ha detto 10 anni dopo, è andato da mia madre a piangere, glielo dica lei, perché noi siamo, cioè capito, siamo madre zitta, perché forse per lei capiva che non era... Lei non è che era, sì, amici, cose, eccetera, però non mi ha detto niente che Franco era andato. No, non ho capito niente, quindi tua madre non voleva, non è stata una, non ti ha fatto riappacificare, non era una... No, diciamo che lei non me l'ha detta questa cosa, poi noi ci siamo... I sentiti, succede, io poi succede. Quando è andato in carcere come in tutti i processi, anche nel caso Mita, faccio una battuta, sarebbe stato assolto per insufficienza di prove, perché è stato soltanto un sospetto. Il mio, sì, è vero, perché... No, però per Marino, perdonami, se uno ti dice una bugia, non è una bugia, hai detto, esatto, la bugia è inutile, cioè è insopportabile, sì. Dopodiché... Sì. Si perdona tutto a tutti, certo. La debolezza può capitare, e quindi questo non è un processo, ci mancherebbe, no. Mi fa molta tenerezza pensare alla gioia sprecata di un rapporto che poteva andare avanti una vita, o forse noi abbiamo soltanto le rose che non abbiamo colto fino in fondo, perché l'amore interrotto è quello che ci fa più sognare. Su questo mi taccio, se non finisco sui baci, sui cioccolatini. Siamo gente riborgata per i Vianella, no? È così, c'è lo sdolcinamento, vai, siamo gente riborgata. Quanta gente c'ha tanti sorti e l'amore no, e stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Cuore mio, na 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 na, se potrebbe